Il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari della Facoltà di Farmacia dell'Università di Milano ha organizzato un convegno sulla sclerosi multipla che ha messo a confronto clinici, farmacologi e farmacisti ospedalieri. Parliamo della diagnosi di sclerosi multipla con il dottor Angelo Ghezzi dell'ospedale San Antonio Abate di Gallarate. Dottor Ghezzi, come si fa la diagnosi di sclerosi multipla? Dunque, la diagnosi di sclerosi multipla tiene conto sostanzialmente di un fattore importante, che è la dimostrazione che il soggetto che ha un quadro clinico suggestivo, indicativo di malattia, per far sì che ci sia diagnosi di sclerosi multipla ci deve essere il soddisfacimento sostanzialmente di due requisiti. Uno è il requisito della cosiddetta disseminazione nello spazio, cioè avere la disseminazione che ci sono delle lesioni, delle lesioni cliniche o di risonanza che si riconducono a parti distinte del sistema nervoso centrale. L'altro requisito è legato invece al soddisfacimento del requisito di disseminazione nel tempo, vale a dire occorre che ci sia la dimostrazione che ci sono episodi di malattia che si ripetono nel tempo. Questo può essere fatto su base clinica, quindi un soggetto che ha avuto un episodio clinico, supponiamo una nevrite ottica qualche anno prima e successivamente con una dimostrazione, quindi che si trattava di un disturbo del nervo ottico, e successivamente un quadro, ad esempio, di formicolio, un quadro paretico, un disturbo vestibolare, ovviamente con dimostrazione che ci sia un interessamento di quella parte del sistema nervoso che è coinvolta nella genesi di questo tipo di disturbo. Quindi, sempre rimanendo in questo ipotetico caso, abbiamo un soggetto che ha avuto un episodio nel passato localizzato a una sede del sistema nervoso e un episodio successivo localizzato in un'altra sede del sistema nervoso, quindi disseminazione nel tempo e disseminazione nello spazio. Il grandissimo cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni è stato con l'avvento della risonanza magnetica, perché con la risonanza magnetica noi riusciamo ad avere molto prima la dimostrazione di questi requisiti, cioè poter mettere in evidenza già anche al primo episodio la disseminazione spaziale. Rimanendo all'esempio di prima, un paziente che ha avuto una nevrite ottica ma fa l'esame e ha lesioni a diverse sedi del sistema nervoso viste la risonanza, è un paziente che già all'episodio, al singolo episodio, mette in evidenza la presenza del requisito della disseminazione nello spazio. Un soggetto, sempre al primo episodio, che ha lesioni disseminate, come nel caso precedente, ma che ha anche una o più lesioni che captano il gadoligno, questo è un paziente che già ha anche il requisito della disseminazione nel tempo, perché la lesione captante il gadoligno indica una lesione attiva, quindi una lesione recente rispetto alle lesioni precedenti. Quindi direi la risonanza ha dato un cambiamento decisivo nell'approccio diagnostico al paziente. Diagnosi precoce ormai è riconosciuto avere un ruolo importante, perché significa anche possibilità di intervento terapeutico precoce, con un'evidenza ormai inequivocabile di dati che prima si tratta, meglio il paziente risponde al trattamento. Quali sono gli elementi che mettono in dubbio la diagnosi e fanno pensare ad altre patologie? C'è questo detto che dice che il neurologo è tanto più bravo quanto meno fa diagnosi di sclerosi multipla, proprio perché la diagnosi di sclerosi multipla deve essere la conclusione di un processo che porta all'esclusione delle numerose altre cause che possono dare quadri clinici o anche di laboratorio simili a quelli che può dare la sclerosi multipla. Allora è importante intanto, dal punto di vista clinico, considerare quali possono essere degli elementi che, se presenti, devono accendere la luce il semaforo intermittente, vale a dire portarci a considerare ipotesi diverse. Un soggetto, ad esempio, che ha avuto calo ponderale, che ha avuto sintomi che ha febbricola, che ha un aumento, che ha delle alterazioni alle prove infiammatorie, questo è un elemento che è abbastanza tipico di malattia e deve fare prendere in considerazione possibili altre cause, ad esempio le forme di tipo di malattia del connettivo. Un paziente che ha avuto una convulsività, la convulsività può essere presente nella sclerosi multipla, ma è anche un sintomo che è raro in questo caso,
più facilmente considerare forme con un danno strutturale del sistema nervoso e non di tipo infiammatorio. La presenza di meningismo, ecco, questo è raro nella malattia, è più facilmente presente nelle forme, diciamo, di tipo vasculittico. La presenza di lesioni cutanee, anche questo ci porta a considerare altre categorie diagnostiche. Cioè, la valutazione deve sempre tenere presente il fatto che i sintomi devono essere compatibili con quelli della sclerosi multipla. Sempre tenere presente che comunque deve essere fatto un esercizio per andare a considerare per ogni sintomo che possono anche esserci delle alternative diagnostiche. Gli esami sono importanti, ma non sempre sono dirimenti. Vorrei fare un esempio finale proprio per chiarire questo pensiero, rimanendo a quella tipologia di paziente che avevo esemplificato all'inizio, un paziente che ha una nevrite ottica. La nevrite ottica può essere un frequente sintomo della malattia, ma la nevrite ottica può anche essere il sintomo di numerose altre malattie, forme di tipo vascolare, forme di tipo compressivo, ci sono anche delle cosiddette nevriti ottiche psicogeniche che sono tutt'altro che rare, può essere anche l'espressione di una malattia di forme ereditarie, come nella atrofia ottica di Leber, quindi un sintomo, seppur tipico di malattia, non deve farci dimenticare che dobbiamo anche pensare ad altre forme morbose che possono esprimersi con un quadro analogo. Le alterazioni della risonanza sono indicatori di sclerosi multipla? Ecco, anche questo è un altro argomento intrigante, perché sicuramente la risonanza, lo dicevo prima, ha modificato in modo radicale la possibilità di fare diagnosi. Noi siamo in grado di porre diagnosi già con un elevato livello di sicurezza diagnostica al primo episodio, però vale sempre il concetto che nulla deve essere considerato sicuro e patognomonico al 100%, e anche in un soggetto con lesione di risonanza magnetica non deve mai essere escluso il fatto che si possa trattare anche di una forma diversa del sistema nervoso. Ho citato prima le forme di interessamento del sistema nervoso in corso di connettivite o le forme di angite primitiva del sistema nervoso, sono forme che hanno molte caratteristiche simili alla sclerosi multipla dal punto di vista clinico, ma anche simili dal punto di vista della risonanza. Quindi anche per la risonanza, ma sempre in medicina, in particolare per la sclerosi multipla, ma e anche per la risonanza, che è l'esame diagnostico più importante, deve sempre valere il criterio della no better explanation, cioè escludere situazioni che possono dare lo stesso tipo di alterazione. E questo direi è proprio il leitmotiv del processo diagnostico nel caso della malattia. Si può dire lo stesso per il liquor? Assolutamente, questo vale anche per il liquor. Ne abbiamo parlato lungo nel convegno di oggi, vale per i criteri clinici, vale per i criteri di risonanza e vale anche per il liquor. Anche per il liquor, il pattern che è frequente nella malattia, che è rappresentato dalla presenza delle cosiddette bande oligoclonali, che sono un po' il termometro di questa sregolazione immunitaria, queste bande possono essere presenti anche in altre malattie del sistema nervoso e sono esattamente quelle stesse malattie che avevamo preso in considerazione per le analogie di tipo clinico, di tipo di risonanza magnetica. Cito ancora una per tutte le vasculiti, anche nelle vasculiti ci può essere la presenza di bande oligoclonali, quindi sempre deve essere portato avanti in maniera ossessiva e sistematica questa revisione attenta del caso, con un'attenta valutazione del criterio che ho già più volte menzionato, ma che è fondamentale, della no better explanation, cioè sempre escludere altre possibili cause che possono generare le stesse alterazioni, sia sul piano clinico, sia sul piano della risonanza e lo stesso anche sul piano del liquor.